Continuiamo a parlare di calcio qui ad un caffè fuori campo, il format di Ideaweb TV direttamente dal Dama 3 di Cuneo. Oggi abbiamo un ospite di eccezione perché sì, riguarda il mondo calcistico cuneese, ma dal punto di vista della federazione. Abbiamo qui con noi Pino Chiavassa, che ringraziamo per essere venuto qui da noi. Tratteremo un po' i temi un pochino, non dico burocratici, ma di organizzazione dei vari campionati e delle rappresentative, eccetera. Adesso iniziamo magari facendo una piccola panoramica su quello che è il calcio cuneese, perché le squadre di seconda e terza sono numerose comunque, e forse Cuneo addirittura quello che ne ha di più in assoluto. E quindi, appunto, qual è la carta vincente di questa prosperità? Ok, molto volentieri. Sono qui e ringrazio che mi viene data questa opportunità e ringrazio che ha ricordato che il Comitato Cuneese, che è presieduto da me con un bel nucleo di collaboratori, dai quali ringrazio, colgo anche l'occasione per ringraziare per tutto quello che fanno. Noi siamo cresciuti come comunità quando dalla fine degli anni 90 siamo stati chiamati dall'allora presidente nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, il dottor Giulivi, ed eravamo allora dei piccoli pionieri, venivamo dal calcio del campo, avevamo voglia di misurarci dall'altra parte, dal campo, dal lato organizzativo. E allora cominciamo con il comitato, che allora era caduto veramente un pochino giù. La terza categoria stava quasi per sparire e proponemmo tutta una serie di iniziative al dottor Giulivi, che per queste proposte ci promosse subito sul campo. Io all'allora presidente Bergesio, che ha fatto molto per questo nostro calcio, cominciamo a tirare giù qualche idea. Una delle idee vincenti di allora, che io reputo che sia ancora vincente di adesso, nonostante ci sia qualcuno che vorrebbe tornare al campo, al pallone giocato solo la domenica pomeriggio, io mi ricordo che quando ero dirigente prima del Centallo, poi del San Quirico, poi del Fossano, noi abbiamo portato il Fossano forse negli ultimi anni ai livelli più alti, fino all'interregionale, era quello che notavo che molti giocatori avevano il problema per via delle ragazze, per via dello sci, per via di tante altre diversivi che stavano a cuore loro, tribulavano a giocare la domenica pomeriggio. E allora io proposi allora di stabilire, di giocare, provare a fare l'esperimento della terza categoria. La terza categoria è giocata in giornate alternative. Ricordiamoci ancora che la federazione come giornata ha sempre la domenica, tant'è vero che chi vuole si può rifiutare di giocare il venerdì o il sabato. Fu vincente, noi passammo dalle 10-11 squadre della terza categoria, passammo ad avere le 50 squadre di terza categoria, invidiati da tutto il Piemonte. Ancora oggi abbiamo quasi 40 squadre che giocano in terza categoria. Non è che siamo diminuiti il numero di squadre perché ci hanno abbandonato, no, abbiamo avuto il problema che molti ripescaggi e molte promozioni, avendo molti gironi ci sono state anche molte promozioni. Abbiamo portato questo esperimento con l'andare degli anni anche alla seconda categoria. Attualmente ci sono parecchie seconde categorie che giocano di venerdì sera e io penso che si continui su questo, diciamo, andazzo. Negli ultimi 2-3 anni, anche a livello fuori regione e specialmente nelle province dove è praticamente sparita, perché in Piemonte dobbiamo ricordare che la terza categoria è praticamente sparita nel Vercellese, praticamente sparita nel Biellese, nella Val d'Aosta quasi inesistente, Novara e Vercelli hanno dei problemi, ha tenuto un po' Torino, dove gli enti promozionali non hanno sfondato come stanno sfondando da altre parti. E allora io penso che si debba proseguire su questa linea. Ecco, venendo alla stretta attualità,
la scorsa settimana è arrivata la prima neve in Granda. È una cosa che fa sempre molto discutere, soprattutto adesso che si parte a giocare già da venerdì e la situazione poi dei recuperi, soprattutto per noi giornalisti che poi dobbiamo seguire tutti i recuperi sparsi un po' per le settimane. Ecco, quest'anno come si è deciso, se si è già deciso, ma probabile, di intervenire? Si riuscirà a impostare i recuperi più in blocchi in giorni singoli o, come tra l'altro mi sembra l'anno scorso, verranno spalmati anche per esigenze delle squadre, anche dei campi che fin quando non sono praticabili non si può giocare? C'è stata una programmazione o bisognerà aspettare, che adesso comunque la neve è appena scesa, quindi diciamo che i danni non ci sono ancora, però ovviamente poi col passare della stagione e con l'arrivo dell'inverno i problemi aumenteranno. Ecco, ci si affiderà esclusivamente alla praticabilità dei campi o si è già fatto un piccolo piano per evitare magari dei problemi logistici e di date in questo senso? Ok, questo è un problema che mi sta molto a cuore. Io adesso che sono qui a vedere specialmente il campo provinciale, anche se non perdo mai d'occhio tutto il resto, quello che è il calcio a livello dilettantistico, perché a me il livello dilettantistico è quello che mi dà la massima soddisfazione, e gli altri livelli non mi danno più soddisfazione, perché non posso spiegare a mio figlio perché uno va a lavorare, fare i turni di notte e guadagnare 1200 euro al mese e un signore che ha la fortuna di essere lì gli danno 60.000 euro al giorno, e questo è una cosa che un po' mi infastidisce e ha ad esempio creato anche molti problemi a livello psicologico, perché qua specialmente nei giovani hanno creato dei modelli che sono parecchio sbagliati, cioè inseguire un mito che probabilmente non esiste. Io sono papà di un bambinetto di 10 anni che attualmente è un bravo portierino, però devo anche dire che gli dico sempre che una canzone una volta si dice uno su 1000 ce la fa, nel nostro settore si dice uno su 100.000 ce la fa, perché da quando ci sono l'invasione dei vivai, anche degli stranieri non calmierati, non niente, si è passati da uno ogni 60.000 di quelli che cominciano a giocare bambini che vanno a finire nel campo professionistico, siamo arrivati a uno ogni 100.000. Esatto, i genitori sono anche quelli che io specialmente, mi avete già sentito che qualche volta quando vado a fare delle premiazioni o qualcosa che mi fanno dire due parole, dico ottimo torneo nonostante i genitori, perché i genitori sono quelli che prima di tutto creano le illusioni, le false illusioni, e poi sono anche quelli che non danno tantissima educazione sportiva ai bambini. Infatti era uscito su un giornale di Torino, che tra l'altro io ringrazio tutti voi giornalisti, perché anche se noi alle volte siamo criticati, ed è giusto che siamo criticati, se non ci foste voi noi probabilmente non esisteremmo. Sulla programmazione dei recuperi, di questo io sono un pelino polemico con certa parte di dirigenti, perché non bisogna sempre pensare che ci siano dei recuperi da fare perché c'è solo la neve, ci sono anche i recuperi da fare perché molte squadre chiedono di rinviare, di fare questo e tutto. Cioè, quando qui si programma, la Federcalcio è una cosa seria, la gita scolastica rimedico facendo giocare gli altri. Siamo calcio dilettantistico, è anche giusto che giocano tutti. Infatti io, che ultimamente seguo molto il calcio giovanile, quello dei piccoli, farò delle riunioni, adesso l'ho già detto in altre riunioni, farò delle riunioni che sarò molto molto duro con i dirigenti dei giovani, perché qui bisogna far giocare i ragazzi. Le furbate non mi piacciono, come non mi piacciono le furbate sui rinvii. Cioè c'è gente che comincia a cadere una goccia d'acqua il giovedì e già mi chiedono il rinvio, poi scopro che vanno a vedere la partita che si gioca dalla finale a Roma di Coppa Italia, poi scopro che avevano 5 che sono andati all'Oktoberfest e non possono giocare. Ecco, sono impegni che per me sono prorogabili, o quantomeno, siccome la rosa di solito è sempre di 20-22, bisogna farli giocare. Cercheremo di far giocare più che si può i recuperi contemporaneamente, però dobbiamo anche fare attenzione a una cosa, che la provincia di Cuneo, additata da tutti come la provincia che ha i migliori campi di calcio in erba, sintetici non ce ne sono ancora tantissimi,
Io spero che ce ne siano di sintetici, ma non proprio tanti anche loro, perché a me vedere il giocatore uscire sporco di fango, vedere il giocatore che gioca sul campo in erba mi piace sinceramente moltissimo. Poi nei periodi di recuperi è giusto che ci siano, il sintetico ci dà queste più possibilità di giocare. Teniamo presente che proprio perché ci dicono che abbiamo i campi più belli, c'è un motivo, perché abbiamo non tantissimi campi illuminati. Non avendo tantissimi campi illuminati, viene anche difficile programmare i recuperi. Io ad esempio sabato scorso sono stato subissato di richieste di rinvio. Penso che il mio telefono non sia stato un attimo staccato dalle 9 del mattino alle 2 del pomeriggio. Ho ricevuto oltre 20 richieste, per favore rinvia la partita che non si può giocare. Io ho deciso di non rinviarne nessuna, chiedo scusa se ho creato un disagio a un paio di società. Io ho visto che le partite sono state giocate tutte, cioè qui bisogna anche che ci impegniamo tutti assieme, dirigenti e giocatori, a far capire che questo spettacolo deve essere fatto, programmato e giusto, e che anche per voi che vi recate e sui campi a giocare capite che non veniamo presi in giro. Ecco, questo è il messaggio che voglio far passare. Non è facile programmare, già a livello regionale con Bacchetto ho discusso a lungo, quest'anno abbiamo fatto le partenze primaverili, abbiamo cercato di sistemare in modo che non ci siano poi tutta quella serie di rinvii. C'è da dire una cosa, che purtroppo ci stiamo attrezzando per telefonare lassù che ci mandino come vogliamo noi il tempo per i weekend, però per adesso per i miracoli non abbiamo ancora avuto risposta. Sì, diciamo appunto che qua in provincia di Cuneo purtroppo da questo punto di vista siamo più fregati, perché la neve scende più copiosa sicuramente che a Torino, e quindi è sicuramente più difficile gestirlo. Un argomento che ha toccato la nostra testata giornalistica è stato l'esposto, tra virgolette, la lettera che ha mandato la detto stampa del Villanova CN riguardante la partita con l'Orange Cervere di domenica scorsa. Perché da come stanno arrivando sempre più lettere, sempre più segnalazioni che si lamentano di arbitri non all'altezza, arbitri troppo giovani, arbitri sopra le righe, arbitri poco rispettosi. Noi abbiamo pubblicato questa lettera che ha avuto un sacco di condivisioni e un sacco di apprezzamenti, perché appunto magari c'è chi non l'ha letto, c'è chi non ha mai scritto una lettera però lo pensa. Ecco, qual è la posizione della federazione rispetto a questa, diciamo, a questa polemica? Perché io faccio un esempio: ero su un campo sabato scorso, Busca Juniores contro Sommariva Perno, un campo senza luci, e il direttore di gara è arrivato un quarto d'ora in ritardo e è uscito dagli spogliatoi dopo 20 minuti e praticamente non si vedeva nulla, cioè io dalla tribuna non vedevo neanche la palla. E quindi, cioè, tante volte si creano delle tensioni magari con le società per delle decisioni arbitrali, che poi sembra, è vero che c'è sempre la mania in Italia di dire ce l'hanno con me, però comunque tante volte noi che giriamo sui campi vediamo delle cose effettivamente abbastanza assurde. Allora è un'altra domanda, è una di quelle domande che ti mettono il pepe addosso e che un presidente di federazione, di zona, di regionale, tutto. Noi ci incontriamo sovente. Io poi col presidente Bacchetta, lo sanno tutti che c'ho un feeling particolare da molti anni, abbiamo fatto delle battaglie e continuiamo a farle assieme tutto. Devo dire che da quando mi sono fermato un po' di più qua a Cuneo ho instaurato un ottimo rapporto con il nostro attuale presidente degli arbitri. Io faccio anche l'amministratore locale, vi porto questo esempio qua. Quando qualcosa non va, c'è uno fa fare la cacca di un cane sul marciapiedi, ecco, il comune non interviene. Allora io faccio anche l'amministratore, sono vice sindaco con molte deleghe nel mio comune. Allora me lo segnalano, mando il vigile, faccio il verbale, arriva l'altro e mi dice: ecco, siete troppo fiscali, per una cacca di un cane ho dovuto pagare 50 euro. Allora, questo era per dire così. Allora, un arbitro da solo, senza fuorigioco, senza guardialine, con i guardialine di parte, con il fuorigioco da guardarsi, che il fuorigioco è stabilito da dei professionisti, che quanto un lancio supera i 30 metri,
è impossibile materialmente, se non intuibile, se, riuscire ad azzeccarlo. E questo con me dovete convenire, perché quando l'arbitro ha la testa girata a sinistra, il lancio parte, quando la gira a destra un giocatore, se il lancio è più lungo di 80 metri, può aver fatto 5 metri. E questo è molto difficile da fare. Un'altra cosa, calcolando tutti gli addetti ai lavori, che sono almeno 32-36 persone in campo tra dirigenti, giocatori in panchina e giocatori in campo, sono 72 occhi. Contro due occhi magari di un ragazzino che ha le prime armi, che ha buona voglia, è difficile, molto difficile. C'è da dire una cosa che, e questo il presidente degli arbitri mi sta aiutando, cerca di educare i giovani che escono a una rigida, ferrea disciplina del rispetto delle regole, e questo gliene devo dare atto. Purtroppo, come in tutte le nidiate, la chioccia fa dei pulcini bellissimi, fa anche dei pulcini, il classico anatroccolo nero. Devo dire che proprio per questo motivo, e sono giudicati con una grande rigidità, perché io vedo soventissimo, se lo notate anche voi, ci sono soventissimo gli osservatori, ci sono soventissimo degli altri arbitri, degli accompagnatori, perché oggi hanno i tutor e tutto. Purtroppo se iniziano in 30, entro i due anni sono rimasti 5, sono rimasti 6. Negli ultimi anni c'è un risveglio della voglia di andare a fare l'arbitro. È ancora molto lontano l'ottimale che il presidente degli arbitri vorrebbe ottenere, e figuriamoci se noi non vorremmo ottenere questo. C'è anche da dire che, anche se stiamo facendo, è partito la settimana scorsa un altro corso a Centallo con il professor Panero, avete visto che noi in provincia di Cuneo di corsi ne riesco a portarne a bizzeffo, voglio fare tutto. Manca ancora la grande cultura dei dirigenti. Ti devo citare un esempio, ve lo voglio citare molto, e faccio anche, per una volta faccio anche una neopromossa. La Margaritese l'altra sera viene da me, viene un presidente di un'educazione tale e a espormi un torto che probabilmente ha subito, non sto qui a dire quale sia il torto, che probabilmente intuiamo che ha subito, perché voi lo sapete che il referto fa testo, e se non c'è ammissione di colpa, questo devo dire che è un limite, anche se il nostro presidente degli arbitri, devo dire che quest'anno ha almeno risolto 6-7 casi con delle riabilitazioni che gli fanno molto onore e del quale lo ringrazio. Allora, dicevo, di questo presidente è venuto e mi ha detto: io sono qua perché mi sembra di aver subito questo torto così e così e così. Capisco, anche per il ruolo che fa lui probabilmente nella vita, che è difficile fare l'arbitro. Era un arbitro, era di sera, partita concitata, alla fine devo dire che sono al primo anno, oltretutto anche in testa al girone, perciò magari anche più facile. Devo dire che però noi siamo molto contenti rispetto a quello che avevamo prima. Non è detto che però rispetto a quello che avevamo prima loro debba dire che questo va bene, anzi assolutamente si cercherà e quotidianamente cercherò di essere in contatto con loro per migliorarlo. Devo dire che tra i giovani c'è qualche bella novità, cioè ho visto anche due o tre giovani che stanno bruciando le tappe, e spero che la sezione di Cuneo abbia presto quel ruolo che secondo me gli compete. Materiale, dobbiamo anche dire che non dimentichiamo, ci sono ragazzini che cominciano la prima arma, i 16, 17, 18 anni, non è facile andare in uno stadio dove come minimo non ti gridano cornuto, ti gridano figlio di buona donna. Anche perché sì, io appunto ero andato a vedere due partite al Natale Berardo di Busca e mi aveva fatto, cioè avevamo insieme ai genitori fuori, c'era stata qualche risata perché prima c'era stata la Juniores e poi c'era stata i giovanissimi 2000, no? E la partita della Juniores caotica al massimo, ragazzo giovane che viene spesso sopraffatto un pochino magari dalla veemenza dei suoi coetanei. E poi è arrivato a arbitrare la gara dei giovanissimi 2000 un arbitro di eccellenza, che è venuto lì, io avevo visto la settimana prima sul campo d'eccellenza e l'ho salutato, ho detto: te qua, oggi mi ha mandato a fare i giovanissimi 2000, arbitrare praticamente da fermo, perché la velocità che andavano i giovanissimi rispetto a quella d'eccellenza non ha fatto un errore che sia stato uno. Ecco, forse
l'unica pregunta che si può magari fare, l'unico puntiglio che si può fare è questo. E cioè, noi non sappiamo come vengono fatti, però ci sono delle fasce per l'assegnazione delle partite, oppure un provinciale può andare a arbitrare sia dalla Juniores provinciale che ai giovanissimi 2000? Le fasce è difficile farle, anche perché di anno in anno cambia molto. Una junior, una allievi o una giovanissimi di quest'anno, che tu presumi che l'anno prossimo giochi contro un Saluzzo che è sempre forte, l'anno prossimo sono tutte e due scarse e tu pensi che sia una partita di cartello e mandi un signor arbitro e invece va a arbitrare dei giocatorini che hanno voglia così. Io qui c'ho una proposta che però non è attuabile, perché tanto cozzo contro un muro, che è quella che da anni sostengo un'altra cosa. Se per determinate categorie non più carrieristiche, cioè io capisco il ragazzo di 16 anni che giustamente parte e vuole arrivare a essere Rosetti o Collina, ed è una giusta ambizione, però ci sono anche di quegli arbitri, e io ho visto che nella nostra concorrenza, ecco, diciamo nella nostra concorrenza, stanno facendo una cosa che da anni io dico che si dovrebbe fare da noi. Gli ex calciatori 35, 38 anni, 40 anni, se ci fosse una di queste categorie, ripeto che da regolamento non è attuabile, ma io penso che non ci sia nulla che non si possa mutare nella vita o niente, per queste categorie mettessero, aprissero a chi ha voglia di stare nel calcio, che non ha una società da andare a fare il dirigente, che gli piace stare sopra il campo, aprissero a quei giocatori che hanno smesso di giocare, secondo me vedremo un livello arbitrale altissimo, perché nel calcio conta molto l'intuizione del fallo, perché l'arbitro non può essere attento su tutti e 22, non può avere gli occhi di averli tutti e 22 insieme, o si mette da una porta e li guarda a 100 metri tutti, altrimenti non può avere. Allora io sono convinto che se aprissimo una categoria a parte di ex giocatori, di giocatori che hanno ancora da dare, perché uno a 40 anni può essere atleticamente validissimo con un'adeguata preparazione, ma non ha bisogno di una grandissima preparazione, perché uno che arriva a 40 anni e ha giocato per 20 anni o 25 anni, secondo me potrebbe dare nei giovani ragazzi fino alle juniores quel qualcosa che manca. Devo dire un'altra cosa, che le categorie più balorde sono le categorie 16, 18, 19 anni, me lo permettete, perché sono andati a ballare il sabato, giocano domenica mattina, l'amoroso l'ha fatto cornuto col giocatore dell'altra squadra, cioè questo qua minimo che si prende due ceffoni, ma l'ho sperimentato perché la cattiveria di un giocatore di un mese fa contro un altro giocatore, alla fine mi dicono perché? Perché quello lì ha preso l'amoroso, se hanno già scattottati la sera prima è immancabile che il giorno dopo c'era il derby di Morose, però è il derby. Sì, Icardi e Maxi Lopez insegnano abbastanza sotto questo punto di vista. Ecco, io rimango ancora un attimo sulla partita Orange-Cervere-Villanova, poi chiudiamo anche questa parentesi sugli arbitri, ovviamente, perché sì, ok, gli errori tecnici ci stanno. Ecco, quello che il Villanova lamentava in particolare era l'atteggiamento e anche un dialogare troppo acceso e in parte, secondo quello che dicono loro ovviamente, non educato di quest'arbitro, che è un arbitro anch'esso molto giovane della sezione di Bra. Ecco, sotto questo punto di vista c'è la possibilità che vengano presi provvedimenti se le cose venissero confermate? Innanzitutto, se questa lettera è arrivata anche a voi in federazione, perché loro l'hanno mandata ai giornali e scrivendo che l'avrebbero poi mandata anche in federazione per comunque rendere nota questa vicenda. A voi è arrivata questa cosa? Con l'AIA di Bra se ne ha avuto modo di parlare, anche se comunque è un episodio di due giorni fa, quindi ovviamente ci vuole il tempo per valutare tutto, però ovviamente quando la squadra avversaria che ha vinto viene a dire è stata una bella partita, non ci fosse stato l'arbitro sarebbe stata però molto più bella, ecco, forse qualche dubbio viene. Ovviamente poi io non ero sul campo, quindi non posso essere testimone, però ovviamente se due indizi fanno una prova, qualcosa che non è andato in quella partita c'è. Poi può essere stata una giornata di particolare nervosismo, però ovviamente un arbitro poi lì deve mettere ordine, non disordine. Allora, io devo dire una cosa, che di lettere me ne arrivano parecchie, anzi molte.
Le leggo per dovere di cortesia, ne faccio l'uso che, come posso dire, per capire con chi ho a che fare tutto. Ci sono molte lettere che scrivono, che polemizzano tutto, molto ben fatte, queste qua le apprezzo, soventissimo alzo il telefono, chiamo chi me l'ha scritta, perché a me piace sempre confrontarmi con la voce. A me, ad esempio, è una cosa che se uno vuol farmi arrabbiare ha solo da mandarmi un messaggino e c'è riuscito a farmi arrabbiare, perché io dal messaggino non capisco niente, dal tono di voce riesco a capire con chi ho a che fare. Io capisco chi si lagna delle cose che non sono andate. Succede, come in tutte le famiglie c'è sempre quello che va meglio, c'è quello che va peggio, bisogna anche capire lo stato d'animo chi è di andato a arbitrare, come dico prima, per il giocatore che ha bisticciato con la morosa, anche se l'arbitro la sera prima ha scoperto che la morosa aveva altri obiettivi, può anche darsi che il giorno dopo abbia un po' il nervoso, dovrebbe dimenticarli, però siamo tutti uomini. Devo dire una cosa, che sia il presidente di Cuneo, sia il presidente di Bra, del quale mi onoro della loro amicizia, ma soprattutto mi onoro della considerazione che hanno nelle segnalazioni e in tutto, devo dire che chi sbaglia prendono sempre dei provvedimenti. Molti osservatori in giro, come detto prima, specialmente per i giovani, un buon tutoraggio e tutto, queste cose succedono, so che succedono. Sono i primi a dispiacersene, penso che questi episodi, se sono successi, sanno o hanno già tratto le loro conclusioni. Visto che ne approfitto che lei era in regione l'anno scorso, in regione, nella federazione chiaramente regionale, okay, in regione c'è stata una scazzottata brutta oggi, quindi meglio non esserci, a livello politico chiaramente, le chiedo una cosa. Noi abbiamo seguito l'anno scorso il torneo delle regioni in Sardegna, il torneo delle regioni relativamente fallimentare, per esclusa la femminile che ormai è diventata portabandiera della federazione piemontese. Ecco, forse io adesso voglio fare un pochino il... non voglio essere l'accusatore, ci mancherebbe, però vedo nelle altre federazioni che si è già partiti con le selezioni. Lazio è già iniziato, il Veneto è già iniziato. Ecco, forse questa è la chiave di lettura, perché Lazio comunque parte ottobre, poi però ne porta sempre due o tre in finale. Poi magari sono più bravi, hanno gente più brava, non lo so, però comunque il fatto di partire magari sempre con l'acqua alla gola alla fine, io capisco il presidente Bacchetta che deve aspettare chiaramente che ci sia la conferma del torneo delle regioni, venga poi fatto effettivamente per onde evitare sprechi, però comunque magari iniziare leggermente prima favorirebbe, a mio avviso almeno, e lei da che è stato nelle società probabilmente concorderà con me, sia il fatto che i giocatori non vengano poi tartassati tutto un mese e mezzo, tutti i mercoledì, tutti i martedì con le selezioni oltre agli allenamenti, favorendo anche comunque l'amalgama del gruppo in un tempo più ampio, tra virgolette, di valutazione. Ok, io questo è un punto che per anni è stato un po' una nota dolente che ci portiamo dietro. Le rappresentative, diciamo, hanno un costo altissimo e questo dobbiamo darne atto. Il costo altissimo è pagato dalle società. In Piemonte le società sono diminuite parecchie negli ultimi anni e più si spendono soldi per fare questo e più bisogna andare a cercare di far quadrare i conti. Il Piemonte diciamo che parte in ritardo, non c'è però quella cultura tra molte società, perché alle volte anche quando convochi, lasciamo il femminile una cosa a parte perché è un fenomeno tutto nostro, un fenomeno, non voglio fare i complimenti a nessuno perché poi qualcuno si monta la testa, cioè è un fenomeno tutto nostro, è un fenomeno che sta andando bene ed è una cosa che... Specialmente in provincia di Cuneo, no? Tra l'altro è anche la soddisfazione, mi pare, della convocazione ultimamente dei Noemi Stoggiani in nazionale, che questo è anche un motivo di orgoglio per noi cunesi. Nelle altre rappresentative io ho notato
anche quella che fa quando facciamo le rappresentative provinciali per il regionale, le società danno ancora molto malvolentieri i giocatori, perché i giocatori bravi hanno paura che si infortunino, hanno paura delle cose, cioè non c'è anche molta collaborazione delle società. Io sono d'accordo che partire presto creerebbe questa amalgama, bisognerà che ci sia proprio un, come si dice, un punto di incontro. Il Lazio parte presto, ma il Lazio, il calcio delle rappresentative, se andate a guardarlo, è molto romacentrico, 4 milioni di abitanti tra Roma, Interland e tutto, cioè il Piemonte, 4 milioni di abitanti non li fa tutto il Piemonte, cioè se hai la rappresentativa che prendi il giovane da Novara, lo prendi da Cuneo, lo prendi dalla Val Vigezzo lassù dove abita Bacchetta, no? Sì, Verbagna, Vicio, Verbagna, Cusio, Orsola, da quelle parti là, li porti giù, sono distanze molto 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 lunghe. Devo dire che avete ragione, cioè noi qui negli ultimi anni andiamo sempre a prendere abbastanza batoste, come le prendiamo nel calcio a 11, così le prendiamo nel calcio a 5, perché da noi il calcio a 5 mi pare che sia solo terra di conquista per gli enti di promozione, perché diversamente non c'è. Spezzerei ancora una lancia a favore della federazione nel dire le squadre, gli enti promozionali hanno altre esigenze, hanno altre cose, dicono che spendono di meno, io non sono convinto che spendono molto di meno, diciamo che hanno più quella flessibilità, vai dai ci troviamo, giochiamo lunedì invece di giocare giovedì, noi abbiamo delle regole diverse. Soprattutto se si vanno a confrontare i nostri costi di terza categoria con i costi degli enti promozionali, io dico che quello che costa di meno è la terza categoria, i costi della terza categoria alti sono dovuti alle assicurazioni. Noi troppi anni abbiamo avuto delle assicurazioni che non coprivano bene i giovani. Provate voi a trovarmi come mi sono trovato io con il morto sul campo di calcio anni fa, o come ce ne sono stati anche ultimamente, mi pare solo l'altro ieri, è un ragazzo di 14 anni, come noi era rimasto quel ragazzo di Clavesana che era morto. Oggi le nostre assicurazioni garantiscono delle coperture molto più consistenti di quelle che hanno gli enti promozionali. Poi anche qui continuiamo sempre con la solita solfa, basta farsi male con il motorino fuori dal campo, tirarsi fino al campo e dire aia che mal, mi sono fatto male e lo zio d'America deve pagare. Cioè queste sono situazioni che purtroppo è un fatto culturale, cosa che in altri sport non succede. Ecco, torniamo ai campionati più sul lato tecnico, seconda e terza categoria, gironi cunesi. Ecco, quali squadre le stanno facendo una buona impressione per quello che ho potuto vedere o per quello che le stanno comunque dicendo? Ovviamente non si possono vedere tutte le partite, però perché sono campionati sempre molto divertenti, quelli di seconda e terza, con tante squadre, pieni di gol, quindi sicuramente ci si diverte indipendentemente da quello che poi il tasso tecnico. Ecco, ci sono squadre in particolare che le stanno piacendo, lei ci ha dato la Margaritese per esempio, ma anche la Fontanellese, un'altra squadra che in terza sta facendo molto bene, poi c'è la Prosavigliano, poi ci sono i Barolo Boys in seconda, la Roretese, quindi di squadre sicuramente ce ne sono, però magari c'è qualche squadra, anche non fra le primissime, che le è piaciuto anche per modo di giocare o in generale una squadra che le stanno facendo una buona impressione. Allora, fare dei nomi delle squadre, poi mi ritrovo sempre i presidenti che mi dicono ecco la mia non l'hai detta. Io seguo molto molto volentieri queste categorie, perché in queste categorie vedo ancora quel sano dilettantismo che manca. Io devo dire che quest'anno ho notato, specialmente nella terza categoria, che c'è un ritorno a un buon livello. Le squadre materasso sono poche. Devo anche e soprattutto dire questo, che le squadre che hai citato sono tutte squadre che ti avrei citato anch'io e mi associo, perché poi ricordiamoci bene una cosa, che voi giornalisti ci avete un occhio che è molto più attento del nostro, perché voi riuscite ad andare su più campi, mentre noi magari andiamo in un campo, poi ti fermi con i dirigenti, ma poi soprattutto voi avete anche quella visione di tutti i giorni, questo giocava là, era mentre noi la burocrazia ci porta anche via più tempo.
le squadre che mi stanno colpendo di più sono quelle squadre che hanno più entusiasmo, le nuove, le squadre che di età, dove hanno dei dirigenti che hanno voglia di fare, che sono negli anni d'inizio, perché poi lo sapete benissimo che quando uno è 20 anni che fa il dirigente è una cosa che si stanca, è una cosa che magari poi vengono a mancare i soldi e tutto. Io delle squadre che ho visto, quella che mi ha impressionato, sia per proprio, l'ho citata prima, sia per impostazione, sia per modo di giocare, sia per i giocatori che hanno, veramente la Margaritese è una squadra che mi è piaciuta, cioè mi ricorda anche che il suo presidente esordì contro di noi quando fondammo il famoso San Quirico alla fine degli anni Ottanta. Queste squadre qua riescono ancora a vivere con pochi soldi, con quello spirito che gli fa vincere dei campionati a dei costi irrisori. Purtroppo, andando avanti, l'appetito viene mangiando, si dice, però io penso... Se sali su sono problemi, però poi ci sono anche quei problemi di narcisismo di alcuni dirigenti, perché quando è che tu devi diffidare la squadra? Io vedo la squadra che gioca bene, non te la dico, ce ne avrei un 2-3 che giocano bene, ma ti farei un pronostico talmente facile che se fossero quotate dei boomakers ti scommetto che fra 4 anni non esistono più, perché cosa sono? Presidenti centriche o allenatori centriche, cioè una società per reggere, per giudicarla, la bontà non è solo dalla classifica, è dal nucleo dirigente che voglio. Guarda, io spezzo in questo momento una lancia a favore di una squadra che non è più, è di nuovo salita, e secondo me, se mi permettete di passare anche nelle categorie superiori, ho dei grossi dubbi che salga di nuovo quest'anno. Non lo dico perché qualcuno ogni tanto, quando vado in giro, magari sono andato a vederla un paio di volte, ecco, arriva lui, è del suo paese. Cioè, l'impostazione che gli hanno dato cinque anni fa, quando hanno fondato la giovanile Centallo, è un'impostazione che, se riescono a tenerla come l'hanno tenuta adesso, è il sogno che vorrei per tante squadre, così come sono loro, ce ne sono parecchi che hanno dato questa impostazione qua. Loro, 10 soci che sostengono una società con tutte le strutture, con un grosso presidente che ha voglia di impegnarsi anche economicamente, attualmente vedo che in prima categoria fa giocare 6-7 giocatori nella rosa dei suoi ex allievi, ecco, juniores e allievi. Il mio dubbio mi sorge se l'appetito continua a essere questo in promozione, ci si ritrovi a giocare di nuovo senza i ragazzi propri. Perché io mi faccio una domanda, voi dovreste questa domanda, la soluzione ce l'avete anche voi. Ci sono delle squadre che non hanno un ragazzo del paese, ma allora se uno non è un ragazzo del paese, l'altro è un ragazzo del paese, eppure nel paese ci sono dei ragazzi che giocano, vuol dire che giocano negli altri paesi. Qui sta anche nel manico di chi li dirige di dire: ma perché questo del paese non ce lo teniamo qua? Ve lo dico io il motivo qual è. Perché l'anno prima a quello del paese ha scoperto che tutti guadagnavano niente, e quello fuori del paese si prendeva 500 cocuzze, se le portava a casa, e sperano che questo non lo dica, perché questo alla prima occasione di discussione dice: ma tanto io prendevo 500 cocuzze e voi non prendevate niente. Allora il calcio, nelle categorie sotto, dovrebbero farlo giocare a chi ama giocare il calcio. Non è sicuramente i 2 soldini che si prendono che si vanno a migliorare il calcio. Così io dico, i soldini devono essere spesi nella base, nei giovani, nei ragazzini, e guai a quelle società, purtroppo tante, che prendono i soldi dei ragazzini per dare i soldi al centravanti, perché è scandaloso che quando si arriva all'eccellenza, io la chiamo la fabbrica dei disoccupati trentenni, perché quando tu gli dai 600-700 euro, 1000 euro a un ragazzo che gioca fino a 30 anni, che così non studia, perché tanto qualcosetta prende, si diverte, non lavora, non fa niente, arriva a 30 anni, sono finiti i tempi in cui la società ti prometteva lo stipendio più il posticino, il fattorino in banca, più l'azienda, tutto, questi sono finiti. Allora cosa crea? Crea la fabbrica dei disoccupati. Andate a vedere gli ex giocatori di eccellenza o interregionale cosa fanno a 34 o 35 anni, i disoccupati. Sì, questo tanto è discorso praticamente uguale a quello che abbiamo fatto proprio con Mister Di Gianni nel secondo blocco della trasmissione, del fatto dei giocatori anche strapagati in eccellenza. Un'ultima cosa, poi la lasciamo andare.
Lei ha accennato prima al Fossano come società della quale ha fatto parte. Come vede il Fossano quest'anno in un campionato proprio di eccellenza, molto difficile, un Fossano che è partito malissimo, adesso sta riscalando la classifica, adesso è borderline in zona play-out, però comunque diciamo che dopo un inizio molto travagliato sta vedendo la luce e quindi ha la possibilità di perlomeno salvarsi senza dover passare per i play-out. Si aspettava, anche per il tipo di rosa che aveva a disposizione un inizio così difficile, noi non ce l'aspettavamo, probabilmente quasi nessuno se lo aspettava, però la stagione è iniziata così, adesso stanno recuperando e vediamo come andrà a finire. Io spero che il mio amico presidente, dopo quello che gli dico, non mi picchi. Io quando ho visto la squadra che hanno fatto, se fossi un neofita del calcio, dico vincono il campionato a man bassa, stracciando tutti. Essendo nel calcio da 40 anni, mi sono posto il problema di come farli convivere tutti. Mi pare che questa convivenza sia stata un pelino difficile all'inizio. Io penso e sono convinto che avevano un buon allenatore, perché quello che questo allenatore ha fatto l'anno scorso non pensavo lo cambiassero. Poteva magari andare avanti. Hanno preso un altro allenatore che ha fatto bene da un'altra parte, anzi molto bene, a Boves, perché con i giocatori, con tutto, ha fatto molto bene. Però ogni realtà è diversa. Mi pare che adesso abbiano dei segni di ripresa, però la vedo ancora abbastanza difficile, perché so io cosa vuol dire sulla mia pelle cercare di aggiustare le squadre in corsa. Qualche volta ci si riesce, qualche volta per cercare di aggiustarsi si fa un buco ancora peggiore e viene difficile. Purtroppo anche dalle nostre parti, anche da loro, penso che quando si prefiggono dei risultati uno li vuole raggiungere a tutti i costi. Non sempre la migliore squadra è la più attrezzata che vince il campionato, moltissime volte sono le sorprese, perché altrimenti non avrebbe vinto lo scudetto il Verona, non avrebbe vinto lo scudetto la Lazio che quando lo vinse allora, non avrebbe vinto lo scudetto, tutte quelle squadre lì, perché ce n'erano altre molto più attrezzate. Io gli faccio tantissimi auguri, se lo meritano. Stanno adesso, il Comune sta facendo un campo nuovo, sono felicissimo che il Comune abbia cambiato idea, il Comune di Fossano, e i miei amici amministratori gliel'avevo anche espresso, perché il Comunale di Corso Trento, la storia è il Comunale di Corso Trento, come io sono convinto che anche se crea dei disagi, gli stadi che erano al centro delle città sono gli stadi storici, sono gli stadi che portano il tifo dentro. Io non sono convintissimo che gli stadi decentrati nei piccoli paesini abbiano portato un successo, anzi secondo me hanno portato al disamore degli spettatori. Gli faccio tanti auguri al mio amico presidente Graglia, gli faccio anche gli auguri in politica, perché penso che abbia anche appetiti politici per l'anno prossimo. Bene, allora noi ringraziamo il signor Chiavassa per essere stato con noi in questa lunga intervista, ricca di tanti temi, e ci sta, perché la provincia di Cuneo sotto il profilo calcistico, anche a queste categorie, è veramente una provincia importante. Noi diamo l'appuntamento per un caffè fuori campo, come sempre, a mercoledì prossimo, e questo weekend poi ci saranno tutte le dirette del caso con il calcio qui su 2AWTV. Grazie.